turno dell'International GT Open a Barcellona, gara che ha condizionato il risultato finale del campionato, con Albert Costa che parte male dalla pole position e sfila già leader Marco Mappelli. Bellissima partenza di Victor Boaveng, che si porta in posizione da podio virtuale qui dall'onboard delle due. Si sfila la prima curva con le due Lamborghini davanti, riesce poi Boaveng ad avere la meglio, taglia invece Raffaele Giammaria, già fuori la Lamborghini di Vitantonio Liuzzi e di Craig Dolby. Si perdono così due protagonisti, sfilano le vetture nella parte centrale del gruppo, con il sorpasso di Albert Costa spedito prima lungo da Giammaria e poi al recupero su Victor Boaveng. Il contatto tra Tappi e la Ferrari di casa Rinaldi, che era leader della classe Pro-Am. Qui il brutto contatto tra Boaveng e Christian Engelhardt, che costerà all'equipaggio di Theo Martin 5 secondi di penalità. Il controllo di Froome Wheeler in uscita dai box, dovrà poi purtroppo abdicare il pilota svizzero. Qui il tentativo di sorpasso sulla Mercedes di Valentin Bierburg in uscita dai box, con Giovanni Venturini che si era intanto portato leader della corsa. Il disappunto di Albert Costa quando si ritira, eccola qui la Lexus RCF, primo problema tecnico dell'anno nel momento più sbagliato. Il contatto tra Alan Kodair e Pier Giuseppe Perazzini, che costerà purtroppo alla Ferrari numero 8 il podio di classe. La vittoria invece di Venturini, che fa un balzo verso il titolo del 2017. Sul podio la Ferrari 488 di Mac Ramos e la Lexus dei fratelli Farnbacher, vincitore della classe Pro-Am Andrea Caldarelli, vincitore di AMI invece la Mercedes numero 12. Thank you.